Buon pomeriggio a tutti e grazie per essere intervenuti. Ci siamo incontrati già l'11 febbraio di quest'anno, come è stato ricordato. Vi avevo chiesto di partecipare a un incontro che prefigurava un percorso che adesso si sta delineando nei suoi dettagli. Vi ringrazio tutti perché avete aderito a questa proposta, vi siete impegnati a elaborare, a fare il vostro, cioè elaborare, proporre progetti, e da luglio sino a settembre di quest'anno sono state raccolti numerosi progetti, è stato ricordato. Io sono veramente sorpreso della vostra adesione, sono veramente sorpreso della vostra intensa partecipazione. 516 proposte. Vi faccio i complimenti perché, al di là poi del fatto che tutti saranno o meno giudicati sostenibili, realizzabili, questo significa che c'è veramente una grande partecipazione a questo progetto, che, se mi permettete, è la prima premessa perché questo progetto possa rivelarsi veramente utile per questo territorio. Perché, come ricorderete sin dal primo incontro, vi invitai a considerare che qui non veniva lo Stato da me rappresentato a proporre progetti. Lo Stato qui assume le vesti di un mero facilitatore, di una funzione di promozione di questi progetti. E vi abbiamo anche chiesto: valutate che questi progetti rispondano realmente alle vostre esigenze, alle esigenze del territorio, dei cittadini, che siano in linea con la vostra tradizione culturale, con le vostre radici. Non ha senso che venga qualcuno da fuori e vi proponga grandi progetti, semmai faraonici, che non rispondono alle vostre esigenze, che non sono nelle vostre corde, anche non sono in linea con le vostre tradizioni culturali. Dal primo esame, che mi è stato anche un poco sintetizzato, di questi progetti, sono tutti progetti che si attagliano molto a quelle che sono le caratteristiche e le vocazioni di questo territorio. Quindi abbiamo turismo, abbiamo cultura, valorizzazione delle risorse naturali, abbiamo progetti più squisitamente di investimento economico in attività produttive, con molta attenzione, devo dire, per il profilo dell'occupazione. Abbiamo anche progetti, come giusto che sia, che sono mirati a potenziare anche le infrastrutture esistenti, a valorizzarle ancora più, a renderle ancora più funzionali e ad innovarle. Nello spirito di un CIS, di un contratto istituzionale di sviluppo, c'è far sistema, l'obiettivo di far sistema, cioè creare una sinergia e una integrazione tra le varie iniziative in modo da potenziarne gli effetti, da potenziarne i risultati. Voi comprendete che una singola iniziativa, se considerata una monade isolata, può produrre degli effetti benefici, ma se quella singola iniziativa, quel singolo intervento si ricollega ad altri, può assumere un rilievo strategico. E questa è la filosofia di un CIS. Noi, quando andremo adesso, è stato ricordato, manca adesso il mio decreto che istituisce il contratto formalmente istituzionale di sviluppo. Quando istituiremo un tavolo istituzionale, dove ci saranno anche i vostri rappresentanti, ci saranno i rappresentanti ovviamente dei vari dicasteri, di tutti coloro che hanno ragione per esprimere una valutazione, per essere coinvolti anche nel processo di valutazione, noi andremo a valutare, vi assicuro, anche la strategicità, la capacità interconnettiva, diciamo così, dei singoli interventi, dei singoli progetti.
e sicuramente questa sarà una dei vantaggi competitivi nella valutazione che potrà essere riservato ad un progetto rispetto a un altro. Altra caratteristica del CIS, tutto questo lavoro che avete fatto e di cui vi ringrazio, è un lavoro che non andrà perso, perché ovviamente stanzieremo delle risorse, non potremo finanziare tutti i progetti che risulteranno comunque sostenibili, realizzabili, ne stanzieremo una prima, spero cospicua parte, ma comunque avremo agli atti delle altre iniziative che meritano di essere finanziate, meritano di essere acquisite, quindi con i prossimi finanziamenti andremo a recuperare e a rinforzare sempre più questo progetto integrato, questo contratto istituzionale di sviluppo per questa terra, per questo territorio, Cagliari/Sardegna. Questo significa quindi che nella prospettiva a venire i prossimi fondi cercheremo di destinarli, indirizzarli per recuperare gli altri progetti. Io quindi vi ringrazio, quello che vi posso promettere è massimo rigore, massima attenzione adesso in questa fase che si preannuncia molto delicata, quella valutativa, è una fase che io pretendo sia fatta in pieno contraddittorio con tutti gli stakeholders che siederanno intorno al tavolo. Abbiamo un soggetto attuatore che ci guiderà in Invitalia, avete sentito l'amministratore di Invitalia, il dottor Arcuri, ma tutti saranno coinvolti perché si possa avere un quadro generale di valutazione e soprattutto mirare a perseguire quello che è il bene comune. E da questo punto di vista vi assicuro che apprezzo il fatto che questa sala sia affollata da tutti voi, cari rappresentanti degli enti locali, cari rappresentanti delle categorie, delle parti sociali, della società civile, ma vi posso anche assicurare che per me colore politico qui non conta, contano i progetti, contano la sostenibilità dei progetti, conta il valore. Abbiamo, e lo dico alla luce di un fatto molto concreto, abbiamo già realizzato e varato un contratto istituzionale di sviluppo per la Capitanata, l'11 di questo mese, giusto, saremo nel Molise per approvare anche lì un contratto istituzionale di sviluppo, quindi il secondo che partirà. Ci sono tanti testimoni intorno a questo tavolo, perché è un tavolo ufficiale, sfido chiunque a dire se io ho chiesto mai di quale colore politico fosse l'amministrazione locale proponente, e ne l'ho fatto io controllando su internet. Vi do la mia parola d'onore. Grazie.